certamente il figlio dell'uomo se ne va come stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. Alleluia. Amen. Fino qui. Alleluia. Alleluia. Quindi come abbiamo letto, quindi questo è scritto nell'Evangelo, come ha detto poc'anzi, nell'Evangelo di Luca, che descrive appunto come sono andate le cose proprio quando Gesù disse fate questo in memoria di me, e dice che questo è meraviglioso, perché il Signore, vedete, per non farci sbagliare ha fatto scrivere certi particolari che li avrebbe potuti evitare, perché la vita di Gesù, guardate, è stata ricchissima di opere, soprattutto in quegli anni in cui cominciò a predicare l'Evangelo, perché come ci dicono le scritture lui ha iniziato all'età di 30 anni, e saranno stati 3 anni e mezzo che lì sono stati, ha fatto tantissime cose, e come dice l'Apostolo San Giovanni, se si dovessero scrivere, dice, non basterebbe neanche la terra stessa a contenere tutti i libri, tante sono le opere che Gesù ha fatto. Quindi certi particolari potrebbero essere scartati, insomma non scritti, invece no, perché hanno la loro importanza. Quando voi leggete la Bibbia e magari dite, questa cosa perché il Signore l'ha fatto scrivere? Oppure perché l'hanno scritto? Sul momento apparentemente può sembrare una cosa superflua, invece ogni cosa scritta è importantissima, perché nel momento in cui il Signore, vedete, rivela con lo Spirito Santo, allora si capisce il motivo per cui quella stupidata è stata scritta. Che stupidata. Amen. Infatti qui dice, or venne il giorno degli asini nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. E c'è bisogno, dice, perché venne il giorno degli asini? Potevano scriverci, ora venne il giorno che se doveva sacrificare la Pasqua, no? Invece no, ora venne il giorno degli asini, perché appunto questo, vedete, ci riporta alle sue origini, di quando il Signore ha dato di celebrare la Pasqua al suo popolo di Israele, e questo iniziò proprio in Egitto, quando Mosè fece uscire tutto il popolo. Poi ricordate che ha fatto uccidere un agnello, l'hanno mangiato insieme nelle famiglie, secondo il quantitativo di una famiglia, perché se un agnello non poteva essere consumato da una sola famiglia, si potevano mettere d'accordo più famiglie e così consumare tutta quella carne, perché si doveva consumare tutta quella carne, vedete, di quell'agnello che loro arrostivano, dovevano quindi scannare, e poi dovevano, dato in Egitto, hanno dovuto prendere di quel sangue con mazzo di sopo, cospargere gli stipiti e attivare le porte in modo tale che durante la notte l'angelo distruttore sarebbe passato oltre, non avrebbe colpito, diciamo, quelli che ci stavano dentro. Amen. Gloria a Dio. Perché l'angelo, quando vedeva il sangue, dice, ah, qui ci sono figlio di Dio, qui hanno ubbidito a quello che il Signore ha detto. E quindi l'angelo distruttore passava oltre. Ecco, e Pasqua vuol dire passare oltre. Non è che Pasqua vuol dire scricchio. Pasqua non vuol dire aspettare un giorno dopo di Pasqua. Pasqua vuol dire evitare la morte. Evitare la propria morte. Alleluia. Non pensate che la Pasqua è una cosa. Perché se chi
se loro non avessero messo questo sangue sugli stipiti, sul mercato delle porte, la morte sarebbe entrata dentro e per tutta quella famiglia sarebbe morta. Perché Marco vuol dire passare oltre, dare vita, grazie a quel sangue, perché quel sangue era la figura del sacrificio di Cristo sulla croce. Amen, gloria a Dio. Allora, fratelli, quando il credente accetta Cristo, seguitelo attentamente, perché è immortale. Quando una persona accetta Gesù ed il suo sacrificio sulla croce, amen? Mi sta seguendo? In quel momento è come se avesse messo il sangue di Gesù Cristo sulla propria casa, sugli stili e sulle abitazioni della propria casa, delle proprie case secondo, e della propria vita. Così la morte, vedendo, dice, questo credente, dice la morte quando arriva un momento, no? Che può arrivare in qualsiasi momento. Allora, nel vedere che c'è, perché vedete, l'uomo, l'essere umano non lo vede, ma la morte vede se noi abbiamo accettato Gesù. Amen. E allora, ritornando a noi, dice, ora, tante cose, giustamente che, dice, il giorno degli azimi, appunto perché, vedete, noi non sapevamo, ecco, perché la Pasqua doveva essere celebrata non tutti i giorni, ma una sola volta all'anno. Dice, perché una sola volta all'anno? Perché Gesù è stato ucciso una sola volta. I sacrifici che i sacerdoti offrivano, gli agnelli, gli animali, venivano fatti ripetutamente, giorno per giorno, perché quelli non erano sacrifici veri, erano simbolici, erano la figura del sacrificio di Cristo. Amen. Quindi, e siccome vedete, Gesù doveva prendere il posto di quell'agnello, allora aspettò il giorno degli azimi. Che cos'era il giorno degli azimi? Era perché, vedete, incominciava il 14 di marzo, quindi il 14 di marzo era la Pasqua che si celebrava, data dal Signore. E il Signore ha detto che il mese di marzo è il primo dei mesi dell'anno. Amen. Oggi è il primo dell'anno che il mondo festeggia, non è corretto, non è giusto, e non è il primo di gennaio, perché il primo dell'anno è il primo marzo, perché il Signore l'ha dato così, perché non vorrei che qualcuno magari pensasse, dice, vada un radello, dice, magari per giustificarsi di quello che allora guardate. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno, sarà il primo dei mesi dell'anno. Parlate quindi, dice, a tutta l'assemblea di Israele e dite questo che e allora vedete perché? Perché poi successivamente in altri capitoli, perché non sto qui perché altrimenti mi prolungherei molto, proprio il primo dei mesi iniziava con marzo. Perché? Guardate, ed è facilissimo anche
Se noi vogliamo, come il Signore mi ha fatto dire qualche altra volta, guardate, se noi prendiamo come il mondo usa, se noi lo prendiamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, che diventa il nono, è vero? Ottobre il decimo, è vero? Novembre l'undicesimo e dicembre il dodicesimo, è vero? Allora, non facciamolo partire da come ha fatto il mondo, no? Da gennaio, facciamolo partire da marzo. Allora, marzo 1, aprile 2, maggio, giugno, luglio, agosto 6, settembre 7, ottobre 8, novembre 9, dicembre 10. Vedete quanto è ingannevole il mondo? Che fai cosa a modo suo? Vedi come inquadra? Come il Signore l'aveva fatto? No, perché quelli del mondo ci hanno a mettere sempre un zampino. Alleluia. E dice perché? Perché prima, vedete, questi due mesi, vedete, sono stati aggiunti per far inquadrare i mesi dell'anno. Sì, però dovevano essere, vedete, messi successivamente in coda, non in testa. Quindi allora dovevano fare dicembre 10, gennaio 11, febbraio 12, marzo 1. Amen, ci siamo. Vedete come effettivamente come la cosa invece, ecco perché noi abbiamo fatto abbiamo scelto il giorno della Santa Cena il 14 di marzo, perché appunto il Signore quando celebrò la Santa Cena era il 14 di marzo, e noi non la facciamo tutti i giorni o tutti i mesi o tutti gli anni, perché fratelli, se noi lo dovessimo fare tutti i giorni o tutti i mesi o tutti gli anni, significherebbe uccidere continuamente il Signore Gesù. Invece il Signore è stato ucciso una sola volta, perché dice, ma scusa, ora facciamo tale esagerazione, no, perché vedete, la Pasqua ora era il giorno degli asini. La Pasqua Gesù non la poteva fare tutti i giorni, visto che Dio che gliel'aveva data a Mosè di farla una volta, dice lo facciamo tutti i giorni, non è meglio pure tutte le settimane o pure tutti i mesi? Fratelli, se tutti gli israeliti avessero celebrato la Pasqua tutti i mesi o tutti i giorni, non sarebbe stata meglio la cosa? Invece no, vedete, perché il Dio quando dà le sue leggi, i suoi comandamenti, ci sono dei motivi ben precisi. Alleluia. E guardate come Dio, perché dice, ma il Signore è buono, il Signore è buono quando noi siamo sinceri e fedeli nei suoi confronti, e quando non conosciamo le cose. Ma quando il Signore ci porta a conoscenza delle cose, allora ci insegna quelle cose e noi le dobbiamo fare. Infatti anche noi celebravamo la Santa Cena più volte l'anno, a secondo. Poi quando il Signore invece mi ha parlato, mi ha rivelato, appunto, che dice, no, aspetta, vedi, per tanti anni voi l'avete fatto in buona fede, però è stato sbagliato. Si fa una volta all'anno ed è il 14 di marzo. Alleluia, amen. Ecco, quindi se qualcuno vi chiede, dice, ma perché proprio il 14 di marzo vuoi fare? Perché sta scritto così. Era quindi ora venne il giorno degli asini, e lui glielo disse il primo giorno degli asini, perché voleva dire questo, che il giorno della Pasqua si celebrava, quindi iniziavano i giorni degli asini, che erano 7 giorni. Quindi per 7 giorni
non si doveva